Ciao ragazze, volevo fare un video che ormai è famosissimo qua su YouTube, ce ne sono a migliaia, però lo volevo fare perché è divertente e può essere sempre di spunto e di aiuto per qualcuno, che è What's in my bag? In questo momento la borsa che sto utilizzando è questa. È una borsa in pelle tutta tagliata, che io amo, è grigia e che è del mio brand che sapete preferito, Ixos. A me piacciono le borse morbide, che generalmente preferisco questo tipo di borse un po' informi, un po' a sacca, mi piacciono tantissimo. È sempre pesantissima perché è sempre piena di roba, sia per me sia per la bimba, e quindi riesco sempre a riempirle tantissimo, quindi ho una zavorra alla spalla. Allora, cominciamo. Nel taschino all'interno tengo il cellulare, il mio cellulare, che è l'iPhone. Ho il cellulare, poi pesco a caso, andiamo alle cose classiche. Il portafoglio, che ho, questo è zeppo di roba. È un portafoglio che ho da tantissimi anni, ma mi piace ancora tantissimo e quindi non voglio cambiarlo perché mi trovo bene, carino anche come colori. È un portafoglio di Gucci che ho acquistato perlomeno 5 anni fa. Ha avuto un'ottima riuscita, si sta un po' sciupando agli angoli, però ancora lo uso perché mi piace tanto. I portafogli. Ah, ho lasciato le chiavi, le ho messe nello svuota tasche, quindi chiaramente il mazzo di chiavi, poi diverse pochette, in particolare ne ho due. Una carinissima che ho preso da H&M, dove tengo qualcosina di trucco, poi magari vi faccio un video a parte sulle mie pochette. Non ho dietro il mio make up completo, non porto fondotinta, cioè io ho visto delle cose, io no, cioè io sono pratica, posso portare via un il lucidalabbra, un rossettino, una tinta eventualmente, ma non è che mi vado a portare mille cose, tanto poi non le uso, non mi servono, mi fanno peso. Parliamoci chiaro, cioè chi è che poi si ritrucca totalmente uscendo di casa? Io no, perlomeno quando esco di casa è perché devo fare delle commissioni. Devo uscire magari per qualche ora, quindi non è che mi devo rifare il trucco. Se sto via dalla mattina alla sera, posso giusto ritoccare il rossetto, e poi è difficile perché non capita. Io metà pomeriggio metà giornata sono al lavoro, l'altra metà bene o male con la bimba, e quindi vabbè, qualcosina porto, il burro cacao, ecco, però non è che ho tutti questi trucchi dietro, almeno io la penso così. Qua, e poi ho un'altra pochette molto carina, sempre sul viola, questa è di Prada, dove invece tengo diverse cosine, tra cui alcuni medicinali. Io sono un po' fissata in questo genere, in questo senso, lo sapete, sarà di formazione professionale. Porto alcune cosine che mi potrebbero servire, anche per la bimba, salviette disinfettate, insomma, anche lì vi farò magari un video apposito sulle pochette, che cosa ho nelle mie pochette della borsa. Quindi due pochettine, poi io andiamo. Ho un'agendina dove posso segnare qualcosa che se mi capita, appuntamenti no, perché io non faccio un lavoro che ha bisogno di prendere appuntamenti, però magari capita che ho bisogno di segnarmi un codice di una cosa, vado al supermercato, vedo un prodotto, magari me lo segno. La penna ce l'ho attaccata al portachiavi. Ora mi dispiace perché l'ho lasciato all'ingresso e ho preso un portachiavi da Tiger che ha una penna, e quindi prima la tenevo, ma poi la perdevo sempre, la tenevo attaccata qua all'agendina, ma poi la perdevo sempre, quindi ho preferito questa soluzione, il portachiavi con la penna attaccata, così sono sicura di avere sempre dietro qualcosa per scrivere. È una semplicissima agenda.
dove io non ha tantissimo neanche spazio, però insomma, per me è sufficiente, per quello che devo fare è sufficiente. Poi cosa ho? Ho fazzoletti di carta, quelli in quantità sempre perché con la bimba. Ah, un portatessere. È un portatessere che ho preso da Carpisa, semplicissimo, con la zip, dove dentro ho messo appunto tutte le tesserine, OVS, che so, H&M, Sephora, le tengo tutte qua, perché mi è più comodo, perché già il portafoglio esplode, perché spesso ci metto ricevute, poi ogni tanto faccio un ripulisti, però se dovessi tenere anche le tessere. No, ecco, nel portafoglio tengo il bancomat, la carta d'identità, ecco, li tengo lì, mentre questo è proprio riservato alle tesserine sconto dei vari supermercati, eccetera. Poi cosa ho? Ah, questo, un po' in giro lo devo sistemare. Questo l'ho preso da Tiger, è un asciugamanino compatto. Se voi lo aprite è proprio un asciugamano per le mani. Usa e getta, lo uso perché è comodo. Certe volte sono al parco con la bimba, succede che vuole mangiare qualcosa e c'è la fontana, faccio lavare le mani alla bimba e l'asciugo. Questi qui costano tipo 1 euro, 50 centesimi. Lo porto sempre in borsa perché mi può appunto essere utile anche per me se devo asciugare, mi bagno, mi macchio, lo porto sempre dietro. Poi ho questo, sempre preso da Tiger, che è una delle classiche borsine, uno shopper normalissima. Ho anche quella che avevo preso in vacanza da Carl Kitson, però è più grande, quindi spesso, dipende che borsa ho a disposizione, preferisco portare questo che è più piccolino. Anche questo l'ho preso da Tiger al costo di 1 euro, 1,50 euro, non ricordo bene il prezzo perché ce l'ho già da tanto tempo. Carino, con tutte le fragoline. A volte ti capita che siamo a fare la spesa, a prendere delle cose veloci e preferisco avere la borsina dietro. Poi, uno snack. Questi sono i tarallini che piacciono tantissimo, peraltro sono a base di olio di oliva. Le porto perché anche lì mi prendo un momento che ho fame, è vero che ci sono i bar. Però magari sono al parco, sono in un punto dove non ho la possibilità, se la bimba ha fame, se io ho fame, uno di questi e qualcosa da mangiare, poi un pacchetto di cracker nella borsa ce l'ho sempre. L'acqua a volte la porto, a volte non la porto perché quella è più facile, magari la trovo in giro e la compro al momento. In questo momento ho dei calzascarpe, l'avevo in borsa perché sono andata a prendere la bimba in piscina e bisogna mettere i calzascarpe, quindi avevo i calzascarpe in borsa, poi li tolgo. Delle caramelline, queste sono le Amberris, acquistate in farmacia, mi piacciono tantissimo perché danno anche un pochino di sollievo quando c'è un po' di mal di gola, un po' di raschiore alla gola, sono ottime a base di Ribes Nigrum. Mi piacciono tantissimo, quindi un pacchettino di caramelle o un pacchettino di chewing gum, quelle cambiano, variano sempre nella borsa. Poi ho, qui una caramella infatti, in giro per la borsa, questa è una caramella Valda, sempre acquistata in farmacia, anche questa per la voce, per la gola. Io soffro abbastanza di gola, quindi devo sempre avere qualcosa dietro, perché altrimenti magari mi viene un po' di tosse. Infatti porto sempre con me, ripiegato in borsa, un foulard. Lo tengo sempre nella borsa perché l'inverno è ovvio, fa freddo e quindi, a parte che spesso l'inverno uso maglie col collo alto, però può sempre far comodo. In estate, a maggior ragione, lo porto perché se devo andare al supermercato, io non so voi, quando entrate, a parte uno esce, arriva dal caldo, dentro un supermercato c'è l'aria condizionata e si muore subito di freddo. Poi se attraversate il reparto del fresco, quindi degli yogurt, c'è un freddo, cioè a me prende proprio subito il freddo alla gola. E per evitare troppi sbalzi di temperatura, io mi porto sempre un foulard. Quindi voi mi vedete in estate magari con la canottiera e il foulard al collo perché io odio gli sbalzi di temperatura. Quindi,
li porto sempre in borsa, un fularino di questo genere, ce n'ho di tanti colori e niente. Basta, ho finito, la borsa è vuota. A volte, stranamente, in questo momento non c'è, ho dei giochi anche in borsa perché mia figlia, anche quando non lo vedo, mi infila i giochi all'interno della borsa. E quindi niente, questo è tutto ciò che ho. Vi ringrazio, spero vi sia piaciuto, vi aspetto al prossimo video. Ciao!